ma canna aumentano male, capite niente? Io sono all'ottavo figlio, e la suocera mia è quella che mi sta aiutando. E un Francesco che era sempre un Mercedes. Via da isso, è l'unica cosa che le è rimasta quando facevo un boss. Subito sguaglio! Vieni sempre! Ma tu che sì! Bianca! Che volevano quei due? I soldi. I soldi? E perché? Che mi avevano dato della roba e mo... E mo volevano essere pagati. Perché? Beh, è per questo. La droga? Sei pazzo? Alla tua età. Tu vuoi rovinare? Fermati! Tu attenti, e anche voi. Quanto a te ti consiglio di non immischiarti se non vuoi che Don Pasquale Ronciglio si incazzi. Ronciglio? Anche i bambini. Sta a sentire, apri bene le orecchie. Sei uscito dalla scena coprendoti di merda e coperto di merda devi restare. Tu dalla guapparia sei fuori. E se vuoi campare senza noie, pensa ai fatti tuoi. La guapparia non si tocca. È chiaro? Sei fuori. Questa qui non è guapparia. È solo schifo. Comunque ti ho avvertito. Dalla guapparia sei fuori. Che schifo. Si faceva qua, Pasquale Ronciglio? Affari miei. E poi che ti metti a fare il geloso adesso? Non voglio che quell'uomo metta piede in questa casa. Non ti deve neanche guardare, chiaro? Aspetta un momento. Guarda che io non prendo ordini da nessuno e tantomeno da te. Vedo chi mi pare e quando mi pare. Se ti sta bene è così, amici. Se no resta così e chiudo. Non ti permetto di parlarmi così. E non permetterò neanche a quel disgraziato di fare i suoi passi comodi. Dove vai? Indovina. No, Roberto, aspetta un momento. Roberto! Da quando in qua non si bussa entrando? Devo parlarvi. Non è una buona ragione, torna indietro e bussa. Don Pasquale, devo parlarvi di cose serie. Tu? Non scherzare, va? Prima di parlare di cose serie bisogna essere uomini. E per diventare uomo te ne amagnà brioche. Io voglio che voi lasciate stare Ninfarosa. Voglio. Hai detto proprio voglio? Sì, l'ho detto. Tu sei pazzo. Oggi ti ha dato di volta il cervello. Vattene, non devi gli accalci in culo. Prima sistemiamo questa faccenda. Ti conviene.
Senti un po', voglio... E perché mai mi converrebbe? Perché se esco a calci in culo da questo ufficio, ci ritorno fra un quarto d'ora con la polizia. La polizia? E che c'entra la polizia? Ho mangiato qualche brioche anch'io, don Pasquale Ronciglio. E in certe situazioni ognuno usa le armi che può. E voi non importate, solo stracci. E tu che ne sai? Lo so. La polizia ancora no, ma io sì. So tutto quello che succede qui. E con la droga non si scherza. Voi lo sapete bene, non è vero? Certo. Lo so benissimo. Hai perfettamente ragione. Ma non c'è motivo di farne una tragedia. Il lavoro è una cosa e le questioni private un'altra. No, per me non c'è differenza. Ma allora basta spiegarsi. Fra gente d'onore non devono esistere malintesi. E una donna non è mai stata tanto importante per Pasquale Ronciglio da spingerla a compromettere il lavoro e le amicizie. Sì, Ninfarosa mi piace, non lo nego. Ma non fino al punto di rischiare la mia posizione. La può tenere, è tua. Allora voi mi assicurate che non la vedrete più? Certo. Sul vostro onore. Io ti assicuro che quella ragazza non sarà più ragione di screzio fra noi due. Parola di Pasquale Ronciglio. Vi ringrazio. Salto buono, voglio. Viene. Vieni, vieni. Stammi bene a sentire, tu. Ho un lavoretto per te. Un lavoretto che deve essere una pittura. Mi devi levare dai piedi quel giovanotto. Per sempre. Della famiglia Librandi. Sì, al terzo piano. Grazie. Cosa volete? Mio figlio non c'è. Voi siete il padre di Roberto. E voi siete l'Infarosa. Oh, per l'amor di Dio, lasciate perdere. È grave. Che cosa è grave? Roberto, lo vogliono uccidere. Uccidere? Ma chi è che vuole uccidere un figlio mio? Parla, per la Madonna Santissima. Pasquale Ronciglio. Ronciglio? E che c'entra un figlio mio con Ronciglio? Parla. Lavora per lui da più di due mesi. Per lui? Devono aver litigato per me. E mo, Roberto, dove sta? Ho saputo che Toro lo portava in mare a fare uno scarico di sigarette. A Santa Lucia, allora. È là che tiene i motoscafi Ronciglio. Io vengo con voi. Levati la mezza, tu. Buon Salvatore. Salve. Da Rodamma. Ma tu che fai? Non sei ancora pronto? Tutto a posto, San Salvatore, tutto a posto. Ma si può sapere di che si tratta? Non c'erano mica usciti in programma oggi. I programmi sono pericolosi, finiscono sempre per arrivare alle orecchie della persona sbagliata. C'è un carico speciale laggiù e tocca a noi andarlo a prendere. Qualcosa in contrario? No, niente. Ah, beh. Dicevo così, per dire. Salta giù, muoviti. Allora, che aspetti? Etiam! Vai tu.
Don Fregi, vengo con voi. No, va al molo piccolo. Fermo. A casa non si passa. Fermo, che volete? Fambres, metti il moto, se no ti sparo a bocca. Avanti, muovete, Fambres! E non fa scherzo, sono da gita. Cammina, corre, corre! Muovete! Cammina! Cammina! Accelera! Accelera! Tu sai a dove stanno! Cammina, vai, vai! Ti ho fatto! Ti ho fatto! Arriviamo. Tra un quarto d'ora. Ma che fretta di? Mica ci corre dietro qualcuno. Che è successo? Non lo so, forse qualcosa non va ai carburatori. Dà un'occhiata, va? Tu sei pratico, no? Roberto è anche amico mio. Sì. Bene, bene, è fatta. A costa. Va presto. Aiutiamola, aiutiamola, a costa, a costa. Va presto. Roberto.
figlio mio. Dio, papà, tu che t'hanno fatto? Che t'hanno fatto, eh? Non piangere, papà. Sì, 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 piango, piango, figlio mio, piango, piango. Sì. No, 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 figlio mio, io tengo sulla te, non me la sa, non me la sa, ti prego, figlio mio. No, no, figlio mio, caro. Svelto, corre, corre, va presto, me l'hanno salvato, figlio mio.